Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo video della pizza fatta a mano. Nella presentazione di questo video dovrò fare una serie di premesse e piccole giustificazioni. Devo dire che sono molto legato alle tradizioni pasquali della cucina tradizionale napoletana, quindi in questo caso parliamo di casatiello, appunto, e di pastiera. Ma nel realizzare il casatiello di cui vi parlerò oggi, ho voluto non stravolgere, ma cambiare qualcosina. Ma non ho voluto cambiare così, per il piacere di fare qualcosa di diverso, ma ponendomi degli obiettivi. Il casatiello è un'esplosione di sapori, molto forti anche. E una curiosità, sapete perché si chiama casatiello? Perché viene da caso, formaggio. Questo sta a indicare che è caratterizzato fortemente dalla presenza di formaggio, poi di salumi e di uova e di tante altre cose. E uno degli ingredienti fondamentali della tradizione partenopea del casatiello è la presenza dello strutto, spesso anche in quantità piuttosto consistenti, perché oltre a renderlo particolarmente gustoso e a caratterizzare il sapore, ha la proprietà anche di renderlo più morbido, più scioglievole. Ecco, di solito il casatiello che si fa normalmente in casa è un prodotto che se non viene consumato subito tende un po' a seccare all'interno. Quindi in questo mio casatiello un po' strano, un po' pazzarello, un po' discostato dalle tradizioni, mi sono dato come obiettivo principale quello di ottenere un prodotto che potesse rimanere davvero molto morbido all'interno, quasi con la struttura di una brioche molto soffice, ma cercando di ridurre la quantità di strutto in maniera considerevole. E adesso vi riassumo un po' tutte le cose sbagliate di questo casatiello che si discosta leggermente dalla tradizione. Per esempio, non ho inserito strutto nell'impasto, proprio nella pasta del casatiello. E un'altra scelta che ho fatto, e sono sicuro che questa sconvolgerà molti dei tradizionalisti, è non mettere le classiche uova sopra la superficie dell'impasto. Ma anche su questa scelta c'è una ragione. Ho voluto far maturare per molte ore in frigorifero casatiello, già sistemato nel suo ruoto. E quindi ho voluto evitare di lasciare per tante ore, per 20 ore, a contatto i gusci delle uova con l'impasto. Questo per evitare qualsiasi genere di contaminazione. Per quanto le uova si possano sciacquare sotto l'acqua, si possano lavare, diciamo che c'è sempre un piccolissimo rischio di contaminazioni non proprio piacevoli. E quindi non ho voluto lasciare per 20 ore a contatto le uova con l'impasto. Ma allo stesso modo non ho voluto inserirle sulla superficie un attimo prima di infornare, quando ormai il casatiello era lievitato e avrei dovuto schiacciare l'impasto. Quindi ho scelto di sacrificare le uova. Lo so che per molti questa cosa sarà ingiustificabile, però alla fine il risultato è stato davvero molto particolare. E non ve ne parlo del risultato perché adesso andiamo a preparare insieme il casatiello. Provate a realizzarlo in questo modo e secondo me potreste essere sorpresi dal risultato. Via, partiamo dalla preparazione di questo casatiello un po' anticonformista, senza uova e con pochissimo strutto. Andiamo. Per uno stampo da 26 cm di diametro ho utilizzato 750 g di farina di tipo 0 con una forza compresa tra i 320 e i 340, molto importante, mi raccomando. 525 g di acqua a temperatura ambiente e 4 g di lievito fresco. Sciolto il lievito nell'acqua, aggiungo l'acqua gradualmente questa volta, non tutta in una volta. Questo mi aiuterà a ottenere un impasto un po' più morbido. Quindi procedo con l'aggiungere gradualmente dell'acqua, a richiamare la farina e ad impastare in questo modo, creando una piccola conca all'interno della farina stessa. Procedo così gradualmente fino a quando tutta l'acqua sarà stata assorbita dalla farina. A questo punto mi sposto sul banco, l'impasto sarà abbastanza morbido e inizio a lavorarlo velocemente, mi raccomando, velocemente con le mani. Più decisi e veloci saremo, senza esagerare, più la pasta non si appiccicherà. Ecco, dobbiamo evitare di fare questo, di essere lenti e di mettere le mani all'interno della pasta. Ecco, veloci, ma non così tanto veloci, eh. Vado avanti per circa 1 minuto e mezzo e mi fermo. In questa fase non è importante che l'impasto sia liscio, anzi, come vedete, il mio è piuttosto grezzo. Ripongo nella ciotola e lascio riposare 20 minuti a temperatura ambiente. Trascorsi questi 20 minuti, mi preparo con il resto degli ingredienti. 20 g di acqua che serviranno per sciogliere il sale e aumentare un pochino l'idratazione, 15 g di sale e 10 g di olio di oliva. Quindi in questa fase non sto utilizzando strutto. Perfetto, prendo il mio impasto e per prima cosa lo bagno con una piccola parte dell'acqua. Bagnandolo non attaccherà per niente al banco, vedete? Ok, lo allargo un pochino e vado a mettere metà del sale, circa metà del sale. E bagno ancora un po', lasciandomi ancora un po' di acqua da parte. E a questo punto non impasto con i polsi, ma inizio a strizzare tra le mani. Ecco,
Ecco, l'esperienza mi ha portato a notare che questo è il metodo migliore per far assorbire l'acqua a un impasto o una biga. Piuttosto che lavorare con i polsi che va comunque a chiudere un po' l'impasto e non fa penetrare bene l'acqua all'interno, meglio strizzarlo tra le mani in questo modo. Perfetto, assorbita tutta l'acqua, metto l'ultima parte del sale e un altro goccio d'acqua e procedo alla stessa maniera, strizzando tra le mani l'impasto. Vedrete che in questo modo l'acqua penetrerà molto più velocemente e in maniera più capillare all'interno dell'impasto. Finita tutta l'acqua, finisco col lavorarlo in modo che sia tutta assorbita. Vedete che l'impasto è molto morbido e questa sarà la carta vincente per questo casatiello un po' particolare. A questo punto ho iniziato con i polsi perché voglio che l'impasto inizi a prendere una sua consistenza. E adesso metto una parte dell'olio, circa metà, sul banco. In questo modo l'impasto si staccherà e allo stesso tempo, lavorandolo con i polsi, assorbirà l'olio. Vado avanti fino a quando tutto l'olio sarà sparito. E a questo punto metterò il resto dell'olio, lavorando sempre con i polsi. In questa fase diciamo che non sono molto delicato con l'impasto, vedete che vado abbastanza dentro con i polsi, voglio davvero lavorarlo. L'importante, come dicevo, è essere abbastanza decisi e veloci, questo farà sì che l'impasto non si appiccichi né alle mani né al banco. Perfetto, a questo punto faccio un paio di pieghe, mi fermo e lo faccio riposare così coperto sul banco solo 5-6 minuti. In questi 5-6 minuti si sarà rilassato, mi inumidisco le mani per non far appiccicare l'impasto e ora vedrete che con pochissime manipolazioni l'impasto diventerà subito molto liscio, guardate. Basterà davvero pochissimo. Sempre con i polsi in maniera decisa, ma a questo punto non sarà quasi per niente appiccicoso. Ok, fine. Pirlo, ho preparato un contenitore leggermente oleato, metto dentro, chiudo con coperchio ermetico e lascio riposare a temperatura ambiente per un'ora. Durante quest'ora mi preparo già con quello che sarà poi la farcitura e ripieno del casatiello. Io ho tagliato a dadini piccoli circa 200 g di prosciutto cotto, 200 g di salame tipo Napoli, 200 g di mortadella, 200 g di provolone piccante e grattugiato 200 g di pecorino romano, del pepe e circa 50-60 g di strutto. Perfetto, trascorsa l'ora, inumidisco il piano con dell'acqua, deve essere davvero solo un velo di acqua, mi raccomando, questo vi aiuterà a non far attaccare l'impasto, e procedo a una laminazione, diciamo così, quindi allargo questo impasto in un rettangolo piuttosto esteso, senza esagerare, senza far diventare la pettola troppo sottile. Ok, ho mischiato tutti insieme gli affettati formaggi che avevo tagliato, tranne il pecorino romano, e procedo col distribuirne una striscia proprio al centro di questo rettangolo che ho creato. Dopodiché spolvero con abbondante pecorino romano grattugiato e vado a spalmare davvero pochissimo strutto sulle due parti laterali dell'impasto. Ne ho utilizzato davvero molto poco. Ok, a questo punto prendo un lato dell'impasto e lo riporto verso il centro, in questo modo, coprendo i salumi e i formaggi, e vado a ricoprire questa parte d'impasto con il mix di salumi e formaggi, spolverando sempre con il romano. A questo punto prendo l'altra parte della pasta e ricopro. Ma non finisce qui. Ancora vado esattamente al centro con il mix di salumi e formaggi, un pochino di strutto sulle due parti dell'impasto, ripiego verso il centro, mix di salumi e formaggi. In questo modo la distribuzione sarà davvero capillare e non avremo parti di impasto in cui non ci saranno i salumi, ma sarà tutto distribuito in maniera abbastanza omogenea. Ho richiuso l'altra parte di impasto, ora prendo questa massa molto strana e ricca, la metto sempre in un contenitore unto, chiudo e lascio riposare 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, inumidisco sempre il banco. Ecco, vedete che ci sono dei buchi perché ci sono delle parti di impasto che non hanno aderito, è normalissimo, non vi preoccupate. Ok, prendo un lembo, ripiego per metà, prendo l'altro lembo,
e ripiego sopra. Tiro e faccio la stessa cosa anche sul lembo superiore e la stessa cosa anche sotto. Ecco, ora davvero gli ingredienti interni sono distribuiti alla perfezione. Rimetto nel contenitore, sempre oleato, chiudo e lascio riposare altri 30 minuti, sempre a temperatura ambiente. Trascorso questo tempo, tiro fuori l'impasto, mi preparo già con il ruoto leggermente unto con dello strutto, capovolgo e a questo punto tiro delicatamente l'impasto fino a ottenere un cordone, quindi un rettangolo molto stretto e lungo. Delicatamente, senza fretta, assecondando un po' la tenacia e l'elasticità dell'impasto, in questo modo, e trasferisco all'interno del ruoto. Faccio toccare le due parti, quindi lo sistemo al meglio possibile e pochissimo, davvero pochissimo strutto sulla superficie. A questo punto copro e sigillo bene con della pellicola, lascio riposare l'impasto un'ora a temperatura ambiente e poi in frigorifero per circa 20 ore. Il giorno seguente, tirato fuori dal frigorifero, eccolo qui praticamente raddoppiato. Con una lametta ho praticato un'incisione lungo tutto il dorso, semplicemente per permettere meglio al vapore interno di fuoriuscire e quindi di cuocere meglio. Forno preriscaldato con programma statico a 250 gradi, vado in forno per i primi 10 minuti a 250 gradi e poi ho abbassato a circa 180-200 e proseguito la cottura per altri 40-50 minuti, dipenderà un pochino dal vostro forno. E eccolo qui, guardatelo, sono rimasto davvero molto meravigliato anche io, sembra quasi una torta chiffon. Perfettamente dorato all'esterno con questa piccola crosticina che si è creata, a questo punto non mi resta che tagliarlo. Io l'ho tirato fuori dal ruoto più per curiosità, ma sinceramente non è necessaria questa cosa, si può tranquillamente tagliare e consumare lasciandolo all'interno del ruoto e non è neanche semplicissimo tirarlo fuori. Comunque procedo con il taglio, fuori c'è questa leggera crosticina croccante, ma soprattutto quello che volevo, dentro morbidissimo, senza aver utilizzato grandi quantità di strutto, davvero molto poco. Ma un casatiello, più di ogni altra cosa, più che guardato, va assaggiato. Diciamo che al tatto e visivamente l'idea di creare qualcosa di molto soffice senza dover mettere per forza un chilo di strutto, per il momento sembra che ci siamo. È davvero molto soffice, sembra quasi un dolce. Io lo so che in video potrei mentire e dire qualsiasi cosa sul sapore, ma vi assicuro che si scioglie sotto il palato. Ragazzi, è spettacolare. Giuro, si scioglie in bocca. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ma soprattutto provate a fare il casatiello. Ciao e al prossimo video.